Marcia contro la violenza di genere e altre iniziative dedicate agli studenti in occasione della giornata del 25 novembre. A Roseto, una vera e propria mobilitazione contro ogni forma di violenza sulle donne. Presentato il ricco calendario di eventi che prenderanno il via lunedì con il programma D'amore non si muore, non una di meno, passi consapevoli. Appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale, dalla commissione pari opportunità in collaborazione con il movimento Italia Gentile Roseto Art Lab. Il presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti ha sottolineato l'importanza di queste iniziative, visto che purtroppo in Italia e nel mondo ancora si contano decine di casi di femminicidio e di violenze sulle donne. Un grido d'allarme è arrivato anche dal consigliere regionale Ennio Pavone. Credo che tutte le istituzioni stiano facendo il possibile. Purtroppo il fenomeno, piuttosto che decrescere, sembra che col passare del tempo non si arresti. Silvia Mattioli, presidente della CPO di Roseto, ha spiegato quale deve essere il ruolo della commissione. Abbiamo già cercato negli ultimi anni di uscire un pochino da quella che può essere la narrazione e il ricordo che è necessario ed importante delle vittime, ma di provare a fare qualcosa sul territorio. E come? Coinvolgendo i ragazzi, coinvolgendo i bambini, coinvolgendo le istituzioni e le scuole e coinvolgendo la comunità. Lunedì dunque ci sarà una marcia che vedrà la partecipazione degli studenti che si ritroveranno in Piazza della Libertà per poi raggiungere Piazza della Repubblica dinanzi al comune, dando vita ad un flash mob dopo aver ascoltato delle testimonianze di ragazzi. Mercoledì 27 invece in programma le iniziative a Colonia Spiaggia fin dalla mattinata con incontro con gli studenti. Fondamentale l'apporto di Don Enrique, ha voluto organizzare l'evento con la collaborazione dell'associazione Il Guscio e del Consiglio di quartiere. Il parroco si è posto una domanda chiara. La domanda fondamentale per cui questa iniziativa è nata è: come usiamo le mani, come usiamo il cuore? Questa è la domanda fondamentale che dobbiamo fare soprattutto nei giorni d'oggi. Dunque mani e cuore per aiutare e fare del bene, non per alimentare odio e usare violenza.